Ciao amiche e ciao amici, quali sono le basi della comunicazione non verbale? Le basi della comunicazione non verbale sono quattro canali comunicativi e questi quattro canali comunicativi sono la prosemica, la gestione degli spazi. Tenete presente che quando vi avvicinate a qualcuno andate a generare della tensione, quando vi allontanate andate a togliere tensione. Quindi è importante saper gestire lo spazio comunicativo, mai restare a una distanza fissa, ma muoversi, avvicinarsi. Quindi la prosemica è il primo canale, il secondo canale è la cinesica. La cinesica comprende la gestualità, la mimica. Rendetevi conto che una mimica imbronciata ha un effetto molto diverso da una mimica rilassata e sorridente. Attraverso la mimica posso esprimere la rabbia, posso esprimere il disgusto, posso esprimere la gioia, la felicità. Ci sono tantissime espressioni che hanno un impatto sull'altra persona. E poi c'è tutta la parte di gestualità. Io posso utilizzare gesti di un certo tipo, gesti di un altro tipo, posso gesticolare in alto oppure in basso, e dare stimoli diversi. C'è la paralinguistica. La paralinguistica sono i tratti paraverbali della voce. Posso utilizzare un tono di voce incalzante ad alto volume. Oppure posso parlare in modo calmo, tranquillo, rilassato. Alcune persone le aggancerò sulla prima modalità, altre sulla seconda modalità. Devo imparare a variare, calibrare la voce per vedere gli effetti che suscita questo. Poi la paralinguistica, poi c'è, in ultimo c'è il contatto fisico, entrare in contatto. Io posso entrare in contatto con una persona generando tensioni. Posso farlo in modo casuale, ci sono varie superfici su cui posso entrare in contatto, ma posso anche entrare in contatto su di me, toccare parti del mio corpo. E toccare parti del mio corpo genera comunque anche sull'interlocutore un effetto. Generalmente la parte del cuore è quella più affettiva, la parte della testa è legata alla coscienza e la parte inferiore è legata alla sessualità. È ovvio che utilizzare tutti assieme questi canali serve per produrre tensione emozionale, quindi coinvolgere la parte emotiva della persona che ci interessa. Va fatto a livello subliminale, cioè al di sotto della soglia di coscienza. Imparare a gestire i canali di comunicazione non verbale è fondamentale, basilare nella seduzione e nel coinvolgimento. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al canale. Per gli iscritti al canale c'è la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Ciao!